Invaleditria se lo aggiudica il Taranto che grazie al gol realizzato da Antonio Zito sul finire del primo tempo conquista la prima vittoria esterna stagionale e condanna il Martina ad una sconfitta che potrà pesare notevolmente sul destino del tecnico Pellegrino. Di fronte a circa 3.500 spettatori, dei quali oltre 1.000 provenienti dal capoluogo ionico, il Martina scende in campo per riscattare l'immeritata sconfitta di Ancona. Di contro il Taranto cerca la prima vittoria esterna stagionale, anche per dimenticare il pareggio casalingo contro il Pescara. Il tecnico del Martina Pellegrino schiera una formazione con il 4-5-1, con Guariniello unica punta. L'allenatore rossoblù Marco Cari recupera Migliaccio, Cavallo e Secas ed affida a Zito e Cutolo il compito di assistere l'unica punta a Scenzi. Parte bene il Martina che cerca di sorprendere il Taranto con le incursioni a sinistra di Bruno e Favasuli, pronti a scodellare palloni in area rossoblù. Il Taranto impiega qualche minuto a sistemarsi sul terreno di gioco. Cavallo, Secas e Deliguori creano un argine al centrocampo e provano a verticalizzare per Ascensi e Zito, che conclude però sul fondo alla sinistra dell'estremo Mancini. Poco dopo il quarto d'ora, un affondo a sinistra di Capitan Favasuli non viene sfruttato a dovere da Guariniello, rimpallato al momento della conclusione. Il Taranto copre bene il campo ma appare vulnerabile a destra, dove ancora Favasuli cerca il compagno Guariniello, al quale questa volta si oppone il portiere Barasso, che alza oltre la traversa. La gara è sostanzialmente equilibrata, si gioca prevalentemente a centrocampo. Il Taranto punta sulla qualità di Secas, Cutolo e Zito per superare il Martina. Si giunge così al minuto 38, quando una verticalizzazione di Cutolo coglie impreparata la difesa martinese, che si fa superare dall'attento Zito, che si presenta solo davanti a Mancini e lo trafigge, realizzando il gol dell'1-0 per il Taranto. Un'azione da rivedere per capire meglio la posizione regolare del numero 11 in maglia bianca, che elude il tentativo maldestro di fuorigioco della difesa del Martina e realizza il gol che deciderà il derby. Il Martina replica guadagnandosi un calcio di punizione affidato al solito Bruno, che però non sorprende il portiere Barasso. Si va così al riposo con il Taranto in vantaggio per 1-0. In avvio di ripresa il Taranto parte in avanti con Cutolo, che si guadagna un calcio di punizione. Il tecnico Pellegrino manda in campo gli attaccanti Manca e Nielsen al posto dei centrocampisti Castiglia e Mancino. Ora il Martina è 4-3-3. Pastore calcia la punizione che sorvola la traversa. Il derby perde lo smalto iniziale lasciando spazio ad un eccessivo agonismo. Una punizione del tarantino Cutolo non sorprende il portiere Mancini. Il Martina rialza la testa e preme alla ricerca del gol del pareggio, vanificato però da un attento portiere Barasso che rende vane tutte le incursioni dei calciatori in maglia azzurra. Il derby è l'ennesima conferma di un Martina sufficiente in difesa e centrocampo, ma completamente spuntato in avanti. Nel Taranto entra il giovane mediano Marsini per l'ottimo Secas, in debito di condizione. Ed è ancora la squadra rossoblù ad avere l'occasione del raddoppio con l'attaccante Ascensi, sul quale si salva la difesa di casa. La replica dell'attaccante Manca dalla distanza non impensierisce il portiere Barasso. L'esperto mediano Cavallo lancia in fuga quasi solitaria Cutolo, che però conclude tra le braccia di Mancini. Al 39esimo il Martina resta in 10 uomini per l'espulsione del mediano Iannaco per somma di ammonizioni. Dalla panchina entra Armenis per Lollini. Il forcing finale dei padroni di casa lascia intere praterie alla punta del Taranto Ascensi, che prima trova Mancini, ultimo baluardo, pronto alla parata. Successivamente si guadagna solamente un calcio di punizione dal limite. Ancora più clamorosa l'occasione all'ultimo minuto di recupero, quando Ascensi, in fuga solitaria, si allarga troppo sulla destra, non trovando più il tempo per la battuta a rete. La gara si conclude così con la vittoria del Taranto, che raggiunge la soglia dei play-off, mentre il Martina si colloca sul fondo della graduatoria.